proprio spero di darvi l'entusiasmo di quella che è la nuova conoscenza, che ci consente non solo di avere più elementi su quali sono gli attuali limiti alla nostra crescita, ma soprattutto anche avere la sensazione di quelle che possono essere le soluzioni a questa nostra crescita. Il primo rapporto a Trabi Roma nel 1972, di cui Aurelio Becè, per chi non conoscesse, è stato presidente fondatore, e che è stato il documento, il rapporto che ha scatenato a livello planetario il problema che oggi siamo qui a discutere, che a mio avviso è esattamente, purtroppo, nella contestualizzazione della dimensione che era allora. Poi è importantissimo, il cambiamento globale non è soltanto molto di più che il cambiamento climatico, questo io non so più in che lingua dirlo, perché ovviamente il cambiamento climatico è il tipo iceberg, diciamo, noi abbiamo la punta dell'iceberg del cambiamento globale, degli effetti del cambiamento globale, che è il cambiamento climatico, è il sistema climatico quello che ne sta in maniera evidente, diciamo, soffrendo di più, ma non che gli altri non abbiano una sofferenza immediata. Pensate alla trasformazione fisica del pianeta, alla trasformazione degli ecosistemi, pensate alla trasformazione, alla modificazione dei grandi cicli biogeochimici, il carbonio ha un ruolo importante nel sistema climatico, ma pensate all'azoto, che oggi è la nuova bomba, diciamo, in emergenza. Quindi, in più, come ci dicono i grandi ricercatori che operano su questo, il cambiamento globale è reale, sta avvenendo adesso e si sta accelerando. E qui è il grosso problema, perché noi abbiamo un'accelerazione di fenomeni che non consente il discorso dell'adattamento del sistema naturale ad essi. E questo è uno delle chiavi di volta e di lettura confermata dalla ricerca scientifica che ci sembra molto più evidente rispetto al passato. La dinamica della Terra è caratterizzata da effetti soglia e cambiamenti repentini, una consapevolezza che oramai è molto chiara, molto evidente, la natura è fatta anche, io per natura intendo l'intero, l'intera dinamica del sistema Terra, è fatta anche di sorpassi di soglie, di effetti soglia, ed è fatto anche di grandi e repentini cambiamenti. La Terra, secondo i grandi scienziati del Global Change Program e di tutto quello che sta avvenendo nella ricerca di questo tipo, sta oggi operando in una dimensione che viene ritenuta con situazioni non analoghe almeno negli ultimi 500.000 anni, e che è molto significativa, perché il segnale è che noi oggi abbiamo questa situazione anomala. Forse nel premio Nobel per la chimica è un grande studioso dei cambiamenti globali e ha proprio proposto alla comunità scientifica internazionale di chiamare questo periodo geologico, diciamo, chiamarlo antropocene, per dimostrare come la comunità scientifica riconosca come la cosa più straordinariamente evidente in questo periodo è il fatto che la pervasività dell'intervento di una singola specie rispetto a tutto il resto del pianeta sia così pesante, così gigantesca, che addirittura debba contraddistinguere il termine del periodo che stiamo vivendo. Quello che vedete è uno dei grandi findings dell'ultimo rapporto dell'IPCC, quindi dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, ma che ovviamente già conoscevano tutti coloro che seguono la letteratura scientifica su questo tema, è il bilancio del forcing radiativo che si ha dell'energia raggiante solare in entrata rispetto all'energia raggiante e all'energia reimmessa nello spazio da parte del nostro pianeta, che fa vedere come l'intervento antropogenico segna in maniera fortemente marcata questo imbalance tra quello che entra e quello che esce, modificando la dinamica energetica del sistema climatico. E tra queste problematiche noi abbiamo i fondanti di questa vicenda. Noi abbiamo sentito alcuni cenni per quanto riguardano gli aspetti di carattere popolazione. Questo è l'ultimo Population Prospect dell'ONU, è stato pubblicato all'inizio di marzo. Come vedete, mi interessa farvi vedere sia la dimensione mondiale al 50, 75, al 2007, noi abbiamo sorpassato, ormai siamo a 6,671 miliardi di esseri umani sul nostro pianeta, la previsione della popolazione del futuro per quanto riguarda il 2050 è per la variante media quasi 9 miliardi e 200 milioni. Questa, la variante media, è quella che negli ultimi anni è stata sempre più verificata come la più, diciamo, realizzabile dal punto di vista di quelle che erano le previsioni. Abbiamo detto le cose giuste, perché abbiamo visto che la scala delle attività umane è cresciuta in una maniera tale che altera tutte le caratteristiche fisiche del pianeta, la popolazione mondiale e l'industria hanno continuato a crescere in maniera esponenziale, allora i nostri scenari per il 2000, fatti del 72, erano accurati, questo nessuno lo dice, anzi vi raccontano balle sui limiti della crescita,
Il sistema globale ha sorpassato di fatto i suoi limiti e quella che è la dimensione, perché una cosa è conosciuta che è sorpasso, l'altra è il collapse. Nei collapse di cui ci diventa un problema serio, che vuol dire sbattere il pugno contro la dimensione. E secondo le analisi che abbiamo dal punto di vista di tutti i dati a disposizione, ci dicono che almeno 50 pezzi al volo sono già in una dimensione che si può definire di collasso. Questo era il famoso scenario di reference, diciamo, fatto dal modello 3 del 1972, è stato rivisto nel 2004. Come vedete, erano le 5 grandi variabili: che erano inquinamento, popolazione, l'output di carattere industriale, la disponibilità alimentare e le risorse disponibili, ovviamente tutte con la funzione di vederle dal punto di vista dell'uso umano. Questo era il nostro problema. Noi sappiamo che tutto questo l'abbiamo sorpassato, perché con un lavoro che stiamo facendo da vari anni, che è il nostro rapporto sull'indice del pianeta vivente, utilizziamo due indicatori che sono il cosiddetto Living Planet Index e la cosiddetta Ecological Footprint. Fatto un'analisi di quello che è l'indice del pianeta vivente, che analizza le trend di popolazione di oltre 3.000 specie di vertebrati, quindi abbiamo mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci, di ambienti marini, di acqua dolce e forestali significativi, caratteristici, e vediamo come i trend di queste popolazioni hanno ovviamente un decremento continuo di un terzo, ormai dal 1970 al 2003. È un indicatore per dire che cosa? Che l'intera dimensione della biodiversità si trova in difficoltà. Chiaro che lo sappiamo, ma diciamo, come sempre, sapete, i numeri aiutano. L'impronta ecologica dice esattamente il contrario: lo sviluppo produttivo degli ecosistemi che ci mettono a disposizione per il nostro uso, in particolare l'uso alimentare, l'uso di alcune materie di base, come per esempio il legname, come per esempio ovviamente le risorse ittiche, le risorse agricole e via dicendo, ci dimostra invece che noi abbiamo sorpassato quella che è la capacità rigenerativa annuale che questi sistemi bioproduttivi hanno, nei limiti ovviamente di questi calcoli. E questa capacità riproduttiva annuale l'abbiamo sorpassata, guarda caso, negli anni 80. Se voi andate a vedere il livello di sorpasso, quindi siamo in un overshoot già avvenuto e siamo in una dimensione di deficit ecologico.